nuova che nessuno di noi aveva mai vissuto e che voleva appunto misurarsi in termini di costruzione di un processo di partecipazione diffuso che unisse le varie esperienze con l'obiettivo di costruire un progetto, un'azione, una pratica finalizzata a produrre una trasformazione, un cambiamento sociale, economico, anche politico, sia nel nostro paese che facendo i conti con l'Europa, come qui è stato detto. E ci eravamo detti che siccome eravamo all'inizio, ci saremmo rivisti nel mese di settembre, appunto per fare un punto, per rilanciare un'iniziativa. Allora era emersa nell'assemblea, in quelle due giornate, nella discussione, anche la necessità di avere momenti e di costruire momenti anche di mobilitazione più generale, che dessero anche una visibilità, che fossero sostenuti da una proposta, ma che permettessero appunto di mettere insieme le persone e qualificare la nostra azione pratica anche in termini di proposta. E io penso che, mi permetto di dire su questo, io vedo proprio un tema, un punto, che un percorso e un progetto di questa natura, lo dico almeno per me, non so se condiviso da tutti, ma anche in questo caso per l'organizzazione di cui faccio parte, dovrebbe essere, io non lo vedo, non solo un percorso semplice o facile, ma se vogliamo essere onesti, non è neanche un percorso breve. Perché un processo di costruzione che vuole essere democratico, che allarghi le persone, che faccia incontrare anche idee diverse, che provi a mettere assieme azioni, soggetti che continuano ad avere un loro ruolo, ad avere le loro pratiche, ma che provino a trovare punti comuni, è un processo, io credo, democratico, che richiede tempo, che richiede, se volete, pazienza, ma tenacia nel farlo, e che ha una sua forza se in grado, fatemela dire così, non vorrei sembrare troppo forte, ma di costruire davvero anche una nuova cultura sociale del lavoro, dell'economia, che abbia anche la capacità di essere egemone nel paese come punto di vista e come idea di un altro modello sociale da affermare, che oggi non abbiamo. E allora io credo che questo elemento rende ancora più importante la discussione che abbiamo fatto noi, il fatto che oggi ci sia anche un'iniziativa, una mobilitazione lanciata dalla campagna Miseria Ladra, a cui nella discussione mi pare che tutti gli intervenuti indicano, e quindi noi possiamo dire a tutti gli effetti dopo questa giornata che parteciperemo, aderiremo a quella manifestazione, provando nel percorso di costruzione di quella manifestazione anche ad arricchirla di contenuti, di iniziativa, costruendo anche la cosiddetta coalizione sociale in quei territori e in quelle realtà che ancora non abbiamo costruito, tra l'altro utilizzando anche uno strumento, come qui ce ne veniva indicato, che permetta di rendere evidente cosa sta succedendo, di mettere in dialogo e di costruire. Ma allora deve essere consapevolezza di tutti noi, e lo dico almeno perché per me è anche un elemento mio di cambiamento in termini di ragionamento, la coalizione sociale non può essere considerata e non deve essere, almeno per quello che mi riguarda, un'idea che è un contenitore, che è un recinto. Io qui faccio un elemento di distinzione, siamo di fronte ad un processo che ha l'obiettivo di includere, di allargare, mi consenta De Marzo, da un certo punto di vista, la campagna Miseria Ladra, iniziata qualche anno fa, è un processo che ha messo assieme soggetti, selezioni, si potrebbe dire, senza dirlo, ha prodotto su quei temi una coalizione sociale. E allora il processo che oggi possa eventualmente allargare ancora di più, anche a quelli che qui oggi non ci sono, che non c'erano, ma che possiamo incrociare, questo è il punto.
Perché la costruzione non è quello di un contenitore, cioè uno deve avere il tesserino, tu sei della coalizione, tu non lo sei, capisci? Perché se ragioniamo in questo modo, costruiamo un recinto noi che è quello che in questi anni hanno costruito per spaccare il lavoro, per spaccare l'unità sociale, per dividere sostanzialmente il paese. E se ci pensate, sia dopo il 6 e il 7, sia molto spesso ancora, la comunicazione esterna, i giornali, le forze politiche, il governo, insisto, che hanno paura di un possibile processo davvero che dal basso si ricostruisca, tentano di ricondurre questa esperienza dentro canali tradizionali di lettura. Sarebbero più rassicuranti ricostruire un recinto e tentare di incasellare ulteriormente quello che stiamo facendo. Ora, io penso che questo è un punto di responsabilità per ognuno di noi. Perché come ci siamo detti e come così avviene, come qui tanti hanno anche detto, è chiaro che dentro questo percorso, anche in preparazione della manifestazione, convivono il fatto che ogni associazione, ogni soggetto, nel mentre fa le sue cose, partecipa anche alla manifestazione del 17, ma il cambiamento vero è se ognuno di noi, anche nelle cose che fa, non ragiona come ho le cose da fare, poi c'è la coalizione, capite? Il passaggio vero è se anche nelle cose che fai, lo dico a pensare ad esempio da tutta la partita che come metalmeccanici avremo nel rinnovo del contratto, se noi pensiamo che anche i processi che tu fai non sono più fatti in modo tradizionale, ma c'è un elemento di apertura, di coinvolgimento, che si pongono il problema di essere inclusivi e che si pongono il problema di allargare il modo con cui tu prendi le decisioni e realizzi con obiettivi che sono anche condivisi, dove allarga anche un processo di partecipazione vera, democratica, che è fatta anche di conflitto, di discussione, di confronto, ma che si arricchisce anche da questo punto di vista. E proprio per questa ragione, e qui la chiudo, questo inizio a me sembrava utile per ribadirlo, per questo io penso che la manifestazione del 17 oggi sia utile in due direzioni. Uno, per costruirla. Detta in italiano, costruire la manifestazione vuol dire che in ogni provincia, in ogni comune, in ogni territorio, a partire da quelli che sono qui, ma allargandosi da quelli che fanno parte della campagna moderata, ma anche di quelli che non hanno partecipato a nulla, noi dobbiamo organizzare momenti di confronto, iniziativa per discutere, per coinvolgere, a partire dai contenuti di quella manifestazione, e cioè un'idea di Stato sociale che sia più larga mentre lo stanno tagliando, l'introduzione del reddito di dignità come rivendicazione esplicita, ma accanto a questo, perché nel documento della campagna Miseria Ladra c'è la critica alla politica dell'austerità, c'è l'idea di una acquisizione dei beni confiscati alla mafia, di una lotta alla mafia, di un'idea anche di beni comuni come nuovo modello sociale di lavoro. Così come dentro quello c'è il problema dell'istruzione, del diritto all'istruzione e di un'idea di integrazione fondata sulla libertà di circolazione, non dei capitali, delle persone. E quindi da qui un ragionamento anche che qui veniva indicato come il diritto di fuga, ma anche il diritto di accoglienza e delle pratiche che possiamo mettere in campo. Allora la costruzione vuol dire questa cosa. E allora ognuno di noi deve sapere che quell'appuntamento avrà un significato se non solo quella giornata, e qui c'è un punto, vedrà tanta gente nella piazza Roma che si deciderà e che si andrà a organizzare nei prossimi giorni. Sarà cioè un elemento visibile di tanti soggetti che si mettono in cammino assieme per realizzare degli obiettivi. Ma la costruzione è anche il fatto che quello sia non un punto conclusivo, ma sia un punto di avvio di un processo che punta ad allargare tutti i soggetti che fanno parte della coalizione, perché a quel punto la coalizione diventa davvero un processo di costruzione di un'altra proposta di giustizia sociale, di un'altra idea di pratica e quindi anche di riforma del modello sociale, del modello politico, del modello produttivo e del modello economico che in Italia e in Europa abbiamo di fronte. Questo secondo me è la scommessa che dobbiamo in un qualche modo avere. E da un certo punto di vista, e io insisto, lo dico per me, non so se vale anche per altri, è un processo nuovo, che fatto in questi termini indica a tutti noi un elemento di novità nel nostro agire. Essere parte di un'organizzazione, ma allo stesso tempo essere parte di un processo più largo che assieme ad associazioni, ma anche a singole persone, ad altri soggetti, prova a fare i conti con un'idea di partecipazione e di rafforzamento della democrazia. E qui, secondo me, c'è il punto di lavoro che noi dobbiamo mettere in campo.
E lo dico, e aggiungo solo due o tre cose perché non voglio tenerla lunga, ce ne siamo già detti tante, non abbiamo bisogno di aggiungere altre cose. Io vedo altri due elementi. Noi abbiamo di fronte a noi un governo, ma anche una politica europea, che non è che sta ferma. Anche qui approfitto di una cosa che diceva ieri Giuseppe De Marzo nella riunione, no? Lui riconosceva esplicitamente che da quando è iniziata ad esempio la campagna Miseria Ladra, che ha allargato la partecipazione, il coinvolgimento di soggetti, ma se uno guarda rispetto a ciò che veniva chiesto, che veniva rivendicato, non solo non hai ottenuto quello che chiedevi, il reddito di cittadinanza o minimo, chiamiamolo di dignità, chiamiamolo, non solo non c'è, ma se siamo di fronte, se ragioniamo sul diritto all'istruzione, sul diritto allo studio, sullo stato sociale, sul lavoro, sono andati avanti provvedimenti legislativi che vanno esattamente in un'altra direzione. E se io ve la dico dal punto di vista sindacale, visto che sono un sindacalista e faccio parte della FIOM e della CGIL, io devo misurare anche il fatto che nonostante gli scioperi che abbiamo fatto generali lo scorso anno, altre iniziative, sul piano del Job Act, sul piano della scuola, sul piano dello Sblocco Italia, il governo è andato avanti, io non ho ottenuto alcun risultato delle lotte che volevo realizzare. E allora qui ci si pone un problema, io credo che noi dobbiamo discutere, che deve essere oggetto anche della discussione che facciamo. Perché se avete letto in questi giorni, e non è una cosa che non c'entra, quello coalizzato con Renzi, Confindustria, e dice in modo molto chiaro che è venuto il momento del superamento dei contratti nazionali di lavoro. Dice in modo molto chiaro che bisogna arrivare fino alla messa in discussione del diritto di sciopero. Guardate che questi non sono temi che ci troveremo. Quando Renzi va a Chernobyl, quando l'anno scorso aveva fatto finta di non andarci, poi ci torna per sancire che addirittura gli porta anche lo scalpo dell'articolo 18 dei diritti, e gli dice se le parti sociali non fanno la loro parte, intervengo io, perché io sono quello che è capace di fare le cose. Guardate che per completare il quadro, dopo aver messo in discussione non solo l'articolo 18 dei licenziamenti, ma aver reso possibile il controllo a distanza dei lavoratori, aver reso possibile il demansionamento, hai altri due strumenti da far saltare, i contratti nazionali e il diritto di sciopero. E a quel punto lì tu sei di fronte al fatto che le persone che lavorano non hanno più la soggettività e il diritto, se vogliono, di coalizzarsi per difendere i suoi diritti, ma sei completamente in un quadro di altra natura. E accanto a questo, quando dice a proposito di Stato sociale di dove vai a prendere i soldi, quando il governo dice che addirittura per creare lavoro bisogna ridurre il costo del lavoro e quindi i contributi delle imprese potrebbero essere portati dal 33% oggi al 24%, diciamolo in italiano, fatta così vuol dire che le imprese non pagano più i contributi per il servizio sanitario, riducono ancora di più i contributi per le pensioni, e a quel punto lì si apre la strada, perché c'è un nuovo business, alla totale privatizzazione del servizio sanitario e alla fine anche degli altri diritti. E da questo punto di vista, guardate che questo processo è il processo che noi abbiamo di fronte, è già in atto. Allora io credo, visto che qui ci sono state delle sollecitazioni, naturalmente dico il mio punto di vista, è una proposta, mi sembra che sia stata colta. Io credo che questo ragionamento lo faccio perché il problema posto di come cambio delle leggi che sono sbagliate, io la dico brutalmente da sindacalista, adesso sono di fronte al fatto che mentre prima ci andavo io nelle aziende a chiedere di applicare le leggi, oggi sono di fronte al fatto che devo andare nei luoghi di lavoro, che se voglio difendere i diritti di chi lavora, gli devo chiedere di non applicare le leggi. Capite che non è semplice, non è scontato, non è facile. E allora il problema di come faccio a cancellare quelle leggi, non solo con l'azione contrattuale, ma per affermare un nuovo livello, un nuovo sistema di leggi, è un problema che si pone. E allora giustamente, come qui qualcuno ci ha ricordato, penso alle questioni che riguardano la scuola, ai genitori, agli studenti, agli insegnanti che si sono trovati allo stesso Job Act, allo Sblocco Italia, ma se vogliamo essere onesti, c'è un problema e noi ne abbiamo parlato in 6 e 7, abbiamo aperto su questo tema che si chiama Costituzione in questo Paese e che si chiama anche riforme costituzionali, perché se ci ragionate il processo di riduzione degli spazi di democrazia e dei diritti del lavoro non è solo dentro i luoghi di lavoro, è anche nel Paese, e si sta affermando anche un'idea di riforme in cui c'è una riduzione drastica
del diritto e della democrazia sostanziale. Allora mi pare che sull'insieme di questi temi, proprio perché non può essere che c'è qualcuno che decide e qualcun altro che applica, io penso che l'impegno che possiamo prendere, non è che si conclude entro il 17, ma è quello di avviare nella preparazione del 17 anche dopo una discussione che affronti anche questo tema, che affronti anche il problema di quali sono gli strumenti, se sono quelli referendari o altri, in che forma, in che modo, che allarghi questa discussione, anche qui con un impegno molto preciso. Qui non c'è il problema di testimoniare che uno esiste per dire che non è d'accordo. Ve lo dico personalmente, a me di testimoniare che uno non è d'accordo, che è oppositore di qualcosa, non me ne frega più assolutamente nulla in questa fase. Perché se serve semplicemente per dire che ci sei, ma non cambi il processo, non inverti la tendenza, noi non ci rendiamo conto che in quel processo lì, alla fine, nulla sarà come prima e noi non ci saremo neanche più come soggetti, perché non avremo neanche più le persone che si riconoscono e che assieme a noi combattono questa situazione. Allora questa discussione va aperta. Ma deve essere un processo appunto ampio, largo, che è in grado di costruire un livello di partecipazione e anche di eventuale decisione che mette assieme non solo il fatto che non sono d'accordo o che faccio dei referendum abrogativi, ma che indica anche quali sono le nostre proposte, le nostre idee, l'alternatività che in questo paese e in Europa si può affermare. Per me questo è il punto di fondo. La ricostruzione di un processo democratico di partecipazione non è solo per dire che non sei d'accordo, ma anche per dire che è possibile oggi, qui, in Italia e in Europa, un altro modello sociale e altre proposte che possono essere messe in campo e che riaffrontano in modo diverso la centralità del lavoro, del diritto all'istruzione, del diritto alla salute, ma anche di un'idea diversa del processo che abbiamo di fronte. E questo secondo me è un altro punto che ci deve qualificare anche nel modo di agire e di affrontare con caratteristiche diverse la discussione. E in questo senso penso anche che dovremmo ragionare e valutare quello che è un passaggio. Se il 17 è un passaggio e tra l'altro noi stiamo aderendo ad una manifestazione, diciamoci le cose, non che abbiamo promosso semplicemente noi, molti di noi hanno partecipato insieme, stiamo aderendo ad una manifestazione frutto di un lavoro che ha coinvolto tanti, che oggi mette al centro, e perché partecipiamo a quella roba lì? Non per aggiungerci semplicemente come sigla un nome, ma perché condividiamo quegli obiettivi lì, questo è il punto. E condividendo gli obiettivi del reddito minimo da introdurre, della lotta per estendere lo Stato sociale e la tutela, per abbattere le diseguaglianze e la povertà, in quel modo lì, e qui c'è una pratica di quello che vuol dire un processo di costruzione sociale e di una coalizione sociale che si allarga, è il contenuto, il merito e la pratica che è in grado di affrontare e di modificare sostanzialmente il quadro. Anche sul tema che qui è stato sollevato da tanti, capisco che anche qui c'è un elemento di valutazione che riguarda anche la questione dei migranti e del rapporto con questo tema. Io sono d'accordo, penso che come molti hanno detto noi siamo di fronte ad un fatto che può, diciamo così, avere un carattere storico, non siamo di fronte a un episodio, a un fatto che tra un po' la cosa si risolve con qualche accoglienza, no, siamo di fronte ad un passaggio che fa i conti con gli equilibri che si sono determinati, con le ragioni che portano a quella situazione, ma anche con un elemento in cui tutti i soggetti sociali, a partire dall'Europa e le nazioni, devono fare i conti. Allora anche le pratiche che fai devono andare in questa direzione, ma noi dobbiamo rimettere al centro anche l'intervento. Dal mio punto di vista, lo dico sempre per l'esperienza sindacale, dal nostro punto di vista come PO, sei di fronte al fatto che in alcuni momenti, in alcune situazioni, conta di più quello che concretamente fai di quello che dici. E ci sono alcuni momenti che è più forte il fatto che al limite accogli qualcuno, rendi evidente che mette a disposizione le tue strutture, le tue proposte, sapendo che questa non è la soluzione del problema, voglio essere chiaro. Ma nel momento che sta passando una cultura, non dobbiamo non raccontarci di questo, c'è il rischio, perché i fenomeni in giro per l'Europa ci sono. Il rischio di un ritorno, quando si dice al nazismo e al fascismo, non è che c'è uno che è fascista o è nazista, c'è una cultura, ci sono dei valori. Allora se tu vuoi contrastare il ritorno ad una logica di quella natura lì, hai bisogno di affermare, come qui è stato detto, altri valori, un'altra cultura, ma anche una pratica concreta che dica che è possibile fare altre cose. E non aver paura, da questo punto di vista, di contrapporsi o di aprire una discussione anche difficile o delicata che può esserci, perché, insisto, conta in questo caso quello che fai. E non possiamo poi raccontarci che avremmo potuto fare ma non abbiamo mai fatto.
Oggi io penso che sia il momento anche della responsabilità individuale. Non c'è problema di cosa fa qualcun altro, intanto cosa fai tu per affrontare quel problema lì e cosa fai tu insieme agli altri. E questo io credo che sia il punto che noi abbiamo di fronte, il processo che si può aprire, questa caratteristica. Per questo io penso che sia decisivo che ognuno di noi si impegni, allargando anche il fronte, che in ogni comune, in ogni territorio, prima del 17 ci siano assemblee, iniziative larghe che preparano questa cosa, e allo stesso tempo sapendo che quello è l'avvio di un processo, perché per noi c'è anche dopo il 17, non è che finisce lì, c'è anche un dopo 17 che riguarda come realizzi e come affronti una situazione. E l'Europa e il governo debbono sapere, laddove queste nostre richieste e proposte, che noi non stiamo scherzando. Non è che perché c'è qualcuno che va avanti e fa le leggi e fa delle leggi del cavolo, noi ce le beviamo aspettando di vedere quello che succede. No, bisogna che questa battaglia, compresa gli strumenti che discutiamo, siano in grado di avere anche un elemento di iniziative che siano frutto di una discussione collettiva che affrontiamo. E chiudo sul fatto, e lo dico per quello che ci riguarda, ma lo trovo un punto importante, quando dico che avremo di fronte anche un passaggio importante di rinnovo dei contratti, lo dico perché secondo me anche questo è un tema, diciamo così, che deve essere reso esplicito. O i contratti nazionali di lavoro tornano ad essere lo strumento davvero capace di tutelare i diritti e tutte le forme di lavoro, o altrimenti perdono di significato. E questo significa oggi, lo dico per me, ma secondo me io lo continuo a vedere, è insito nella lotta al Job Act o in altre affermazioni, se vogliamo farlo fino in fondo, tornano ad essere lo strumento non solo che difende e aumenta il potere d'acquisto dei salari in generale, ma affronta anche il problema davvero della ricomposizione dei diritti. Oggi se io dico contratto nazionale, così, so già che c'è una parte di lavoratori o di persone che non sanno cosa vuol dire, perché al limite a loro il contratto nazionale non ha mai dato nulla rispetto alla loro condizione, sia sul sistema degli appalti, delle cooperative che delle forme di lavoro precario. Qui c'è un punto, e ve lo dice uno che, guardate, che non è facile o semplice dire a quelli che eventualmente qualche tutela del contratto nazionale ce l'hanno che devi aprire una battaglia per estendere quella roba lì, non è né semplice né facile né scontato. Ma oggi, proprio perché la discussione è saltare qualsiasi elemento di solidarietà tra i lavoratori e andare su una strada di rapporto individuale, quasi di azienda per azienda, di individualizzazione del rapporto, quella non solo è la fine del contratto nazionale, ma è l'affermazione di un modello di rapporto diretto tra l'impresa e il lavoratore. Finisce qualsiasi processo. E questo tema è un tema che è aperto. Allora io penso che nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, e noi lo vogliamo, lo offriamo come elemento aperto anche a tutto il resto, la discussione, almeno per quello che ci riguarda, di come si costruisce la piattaforma, di quale rivendicazioni si fanno, a chi parla il contratto nazionale, noi lo vogliamo offrire, fermo restando che alla fine saranno i lavoratori metalmeccanici che debbono votare, quelli che sono le aziende metalmeccaniche, ma la costruzione delle rivendicazioni deve essere oggetto di una discussione più generale. Perché badate che il tema di ridurre l'età pensionabile da una parte o di aprire la strada alla riduzione degli orari di lavoro e dall'altra quella di unificare i diritti per impedire che venga applicato il Job Act anche nei luoghi di lavoro, fino anche a un intervento sul sistema degli appalti che introduca un principio molto semplice. Qualsiasi persona che lavora con qualsiasi rapporto dentro a un'azienda o un ufficio metalmeccanico, a parità di mansione, deve avere gli stessi diritti sul piano salariale, sul piano delle tutele, sul piano delle ferie, sul piano dell'assistenza sanitaria, su ogni piano. Oggi non è così. E conquistare un tema di questo genere non è facile, e io penso che prima ancora di rivendicarlo, noi abbiamo bisogno di affermarlo come elemento di valore generale. Perché questo abbassamento dei diritti e questa svalorizzazione del lavoro che avviene attraverso il Job Act, che avviene attraverso la riforma della scuola, che avviene attraverso, sta andando da un'altra parte. E qui lo dico e chiudo, perché se ci pensate sulle risorse, fate questo semplice ragionamento. Qui veniva ricordato, se noi ci battiamo per dire il reddito minimo, non solo c'è la campagna che hanno aperto, ma ci diranno dove prendiamo i soldi, no? Chi lo pagherebbe però? E nello stesso tempo, se ci pensate, noi siamo di fronte al governo che ha dato gli 8.000 euro
per ogni assunzione per fare un contratto a tutele progressive, siamo di fronte a un governo che ha ridotto l'IRA per le imprese, che è quello che serve sulla sanità, siamo di fronte a un governo che ha ridotto i contributi per la cassa integrazione alle imprese senza che estendere in senso generale, e siamo di fronte a quel governo che sta dicendo che adesso l'elemento fenomenale è ridurre la tassazione sulla prima casa e ridurre la tassazione per le imprese il prossimo anno, senza invece fare una battaglia che vada in un'altra direzione, che affronti altri temi. Allora qui c'è un punto. Capite che c'è un intreccio di queste questioni, perché vuole anche significare la lotta alla mafia, la lotta all'evasione fiscale, la lotta alla corruzione, oggi un tema centrale per affermare un altro livello di diritti. Allora mi pare che questo insieme di questioni debbano essere per noi l'oggetto della discussione delle prossime settimane e debba essere il percorso che ci porta a fare quel cammino comune che il 17 ci sarà, nel rispetto degli obiettivi che quella piattaforma ha definito, che quella giornata ha determinato, sapendo che siamo dentro quella situazione, ma allo stesso tempo sapendo che noi partecipiamo e aderiamo con questo obiettivo di allargamento e col fatto che per noi quello è l'avvio di un processo che abbiamo di fronte. A me sembrano che questi sono gli impegni che dobbiamo assumere, questo è il percorso di discussione che dobbiamo aprire, e in questo senso sapendo che poi dopo il 17 c'è un ulteriore appuntamento, ma la condizione oggi è far riuscire quella giornata e radicare davvero sul territorio le tante coalizioni sociali, oltre alle esperienze che qui sono già state raccontate, che ancora devono essere messe in campo, con questa caratteristica di inclusione e questa battaglia, io credo, per affermare questi valori. Questo secondo me è il punto che abbiamo di fronte, e mi sembra questo il lavoro importante che ognuno di noi nei prossimi giorni deve fare. Grazie.